Bentrovati, benvenuti a questa nuova edizione delle TG7, edizione speciale. Siamo in compagnia di due ospiti. Quest'oggi do subito il benvenuto al professor Gabriele Antonini, docente urologo all'Università La Sapienza di Roma. Benvenuto. Grazie a voi per l'invito. Insieme a lui è venuto a trovarci invece Enrico Gravina, che è il responsabile del rapporto con i pazienti di Antonini Urology. Dunque, benvenuto anche a Gravina. Grazie, grazie per l'invito. Allora, iniziamo subito a parlare del tema di questa edizione, un tema di cui si parla onestamente molto poco in televisione, forse perché c'è imbarazzo, forse perché è un tema un po' complesso da affrontare. Lei, professor Antonini, è uno, insomma, dei massimi esperti in Italia, e comunque è noto anche a livello, diciamo, internazionale, per il trattamento della disfunzione erettile, una patologia che appunto ha un impatto importante nella vita di chi ne soffre. Colpisce prevalentemente la popolazione maschile anziana, però c'è un'incidenza anche in quella adulta, anche se più giovane, professore. Assolutamente sì, il problema vero, il punto di partenza è che l'uomo fa poca prevenzione. La prevenzione ormai è stato acclarato che è fondamentale per prevenire le patologie più importanti. L'uomo raramente ricorre all'urologo o all'andrologo quando ha un problema, tanto più se ha un problema di disfunzione erettile, perché la disfunzione erettile, oltre a rappresentare un problema fisico, rappresenta un problema emotivo. Prima di ammettere di avere un vero problema di impotenza sessuale o di avere difficoltà comunque a raggiungere un'erezione completa, l'uomo nega a se stesso questa condizione e questo rallenta molto i tempi poi di arrivo allo specialista. Si stima che in Italia ci siano almeno 3 milioni di uomini affetti da qualche forma di disfunzione erettile, ma questo rappresenta solamente un sommerso della popolazione, una parte della popolazione. Il sommerso vero si stima che sia almeno il doppio, quindi capisce come un 10% della popolazione italiana sia affetta da qualche forma di disfunzione erettile. Questa è una cosa molto seria e importante anche perché la disfunzione erettile è una patologia vascolare. Come tutte le patologie vascolari, poi possono essere campanello d'allarme di un problema vascolare più importante che può riguardare le coronarie e il cuore. Professore, prima dicevamo dell'incidenza che questa patologia ha appunto sulla popolazione maschile. Lei diceva 3 milioni, ma sono anche numeri al di sotto di quello che è la realtà. E qual è la media dei pazienti che si rivolge al vostro centro? Ma noi abbiamo pazienti che vanno dai 20 anni e arrivano fino agli 80 anni, quindi non c'è una vera e propria età. Diciamo che i pazienti più giovani fondamentalmente sono più che altro affetti da una forma mista di disfunzione erettile, una forma con una forte componente e valenza emotiva e psicologica, anche perché al giorno d'oggi le donne sono diventate molto più rampanti degli uomini e quindi l'uomo soffre un pochino il rapporto con la donna. In più anche le dimensioni del pene rappresentano un tabù importante, una vera e propria educazione sessuale in Italia non esiste, quindi i dubbi che hanno i soggetti più giovani sono tantissimi, sia in termini di procreazione, sia in termini di dimensioni del pene, sia in termini di funzionalità del pene. Poi ci sono i pazienti di media età, intorno ai 50 anni, sono pazienti che cominciano ad avere i primi problemi di natura ipertensiva, pazienti affetti da diabete, sono tutte concause, quelle che fanno parte poi di quella che si chiama sindrome metabolica, sono delle concause che possono determinare un problema di deficit erettivo. Ci sono dei pazienti poi che hanno subito interventi oncologici o per un tumore alla prostata o per un tumore del colon retto e quindi rappresentano una grandissima fetta della popolazione perché facendo molta prevenzione ormai si scoprono tumori anche in età molto giovane e quindi questi sono dei pazienti che subendo una chirurgia oncologica della pelvi vanno incontro inevitabilmente a un problema di deficit erettile. E poi c'è l'ultima fascia di età di pazienti, che sono i pazienti per 70 anni, che ancora motivati vogliono vivere la propria vita sessuale, la propria vita di coppia in un modo sereno e si rivolgono alla nostra attenzione. Gravina, la disfunzione erettile è appunto una patologia che
ha un impatto forte nella vita intima degli uomini, insomma comunque delle coppie, ecco, ha anche un impatto psicologico, credo, piuttosto significativo, ecco, perché chiaramente colpisce l'uomo nella sua intimità più profonda. Ecco, le persone che si rivolgono al vostro centro, dal punto di vista emotivo, come sono? Sono delle persone che arrivano dopo un percorso di fortissima solitudine, ossia noi vediamo nello sguardo di queste persone, persone sole, persone che non riescono a parlare, non possono parlarne, non vogliono parlarne per vergogna, per paura di essere presi in giro e soprattutto per una grande mancanza di autostima che nel frattempo si crea all'interno di queste persone. Quindi sono persone che, se vogliamo usare un aspetto un po' immaginifico, sono chiuse in un angolo, con i pugni stretti, spesso senza trovare una strada. Il deficit erettile è maledetto, dico io come patologia, perché ha questa caratteristica, ossia l'uomo non ha più la capacità fisica di avere un rapporto sessuale, di poterlo mantenere, di poterlo vivere, di poterne godere, quindi è una impossibilità fisica di avere un rapporto sessuale contro, e questa è la dicotomia, e questa è la distanza, contro un pensiero, un desiderio, un gusto immaginifico, anche un ricordo di una vita sessuale piena e potente che era precedente. E quindi si scatena questo voglio ma non posso, che piano piano finisce per demolire le sicurezze, demolire anche gli impatti emozionali, gli impatti affettivi, sia quelli in corso con la propria compagna, ossia quelli a divenire con una persona, una donna che uno potrebbe incontrare, potrebbe avere il desiderio di conoscere, ma con questa impossibilità che si porta addosso, con questo maledetto ricatto che diventa l'erezione, finisce poi per una vita di evitamento, per una vita di distanza dal sociale, di distanza dall'emozionale, anche dalla vita affettiva e alla fine anche una distanza da tutto quello che è anche la vita quotidiana, perché un uomo demolito all'interno delle proprie sicurezze, delle proprie potenzialità e anche affettività è un uomo che poi male si rapporta con la famiglia, con gli amici, con i figli, con il lavoro, con se stesso. Ed è questo buio da cui bisogna veramente tirare fuori questi uomini, perché le soluzioni esistono a tutti i livelli. Antonini, torno da lei. Chiaramente immagino che ci sia un percorso da fare nel vostro centro e diverse tipologie di trattamento per risolvere il problema. Ecco, ci può illustrare qual è la strada, il percorso che fa un paziente? Ma io la cosa che sottolineo sempre, la cosa che mi preme spiegare ai pazienti è che se arrivano alla nostra attenzione troveranno sicuramente la soluzione al loro problema. La troveranno perché riusciamo in un modo molto brillante ad inquadrare il problema da un punto di vista diagnostico. Effettuiamo tutta una serie di ricerche per capire la natura del problema e abbiamo trattamenti sia di natura medica sia di natura chirurgica. Questo è quello che ci rende forti. Noi siamo il primo centro in Italia, anzi direi in Europa, a utilizzare fattori di crescita rigenerativi, quello che si chiama platelet rich plasma, che è una sorta di plasma gelificato che si prende dallo stesso paziente e viene messo all'interno dei corpi cavernosi. Utilizziamo delle cellule staminali prese dal midollo osseo del paziente, siamo gli unici autorizzati con questo sistema che si chiama CaverStem, che arriva direttamente dagli Stati Uniti, siamo gli unici autorizzati ad effettuare questo tipo di trattamento. In alternativa, se non dovessimo riuscire a trattare con un percorso di tipo medico, abbiamo la soluzione chirurgica con l'implantologia protesica peniena. Siamo l'unico centro autorizzato dalla casa madre americana, c'è un chirurgo americano, il professor Lito di Miami, che ha messo a punto una tecnica mini-invasiva che in circa 15 minuti, con una piccola incisione di 2 cm alla base del pene, permette di impiantare un device protesico. Siamo gli unici autorizzati a effettuare questo tipo di tecnica chirurgica in Europa in questo momento.
effettuiamo questo tipo di chirurgia in un modo eccezionale, un device protesico viene completamente occultato, nascosto, il paziente a distanza di 15-20 giorni dall'intervento chirurgico che dura sì e no 15-20 minuti con una notte di degenza può riprendere in mano pienamente la propria vita sessuale. Bene, Grevi, torno da lei. Sì. Sottolineiamo di nuovo l'aspetto psicologico, l'aspetto di cui lei si occupa in prima persona. Il paziente chiaramente che viene, che si rivolge al vostro centro, magari è una persona che ha fatto degli step precedenti, no? Magari di altre visite, di altre diagnosi, insomma, magari arriva anche sfiduciato. Ecco, in che modo viene accolto nella vostra struttura? Viene accolto perché... E viene accolta la persona, viene accolto l'uomo. Ossia, non è l'uomo che arriva nella nostra struttura, non è un portatore di una patologia, non è un uomo che ha un altro problema di deficit erettile. Ogni uomo ha vissuto questo dramma, perché mi creda, è veramente un dramma per chi vive qualcosa del genere, che lo porta alla solitudine e piano piano alla depressione. Perché io sono convinto che ci sono in questo momento centinaia e centinaia di uomini che si stanno riconoscendo in queste parole che io sto dicendo. E noi vogliamo proprio questo. Noi vogliamo, prima di essere conosciuti, essere riconosciuti, riconosciuti come quelle persone che sanno perfettamente quel percorso sotterraneo, terribile, di silenzio e di buio, come dicevo prima, nelle quali sono confinati quegli uomini che appartengono a quel voglio ma non posso. La grande sfida è proprio poter dare a questi uomini la convinzione, la consapevolezza, perché credetemi è vero, di poter passare da questo voglio ma non posso a questo posso ogni volta che voglio. Questo è il grande passaggio, questo liberarsi da questo maledetto ricatto che è l'erezione. Quindi l'uomo che arriva con questo stato d'animo è, noi accogliamo la storia di quest'uomo e la storia della sua sofferenza, perché deve capire che conosciamo perfettamente tutti quei passaggi che lo hanno portato fino a lì, quei passaggi che poi finiscono per avere un evitamento, perché vede, un uomo che ha un deficit erettile, quando affronta un rapporto con una donna o quando si trova a dover entrare nel letto con una donna, a un certo punto si trova, e questo molti telespettatori potranno sicuramente darmi ragione per averlo provato, si trova a letto in tre, l'uomo, la donna e il proprio pene. E alla fine la sola attenzione che viene dedicata è quella al proprio pene, dove uno sta lì a controllare se l'erezione è sufficiente, se è ancora, se la può mantenere, se la può raggiungere, quindi diventa uno stress interminabile quei minuti a letto, fino a che poi alla fine ovviamente finisce in un insuccesso. E piano piano questo porta a evitare quei rapporti prima sessuali, quindi poi affettivi, e quindi si stringe nella solitudine, e la solitudine è il viatico della depressione. Quindi accogliere questi pazienti di qualsiasi età e di qualsiasi provenienza di sofferenza possono avere, la soluzione si raggiunge. Veda, io voglio prendere a prestito una frase di un grandissimo cantautore, Claudio Baglioni, quando dice: noi vogliamo essere quella radio per sentire che la guerra è finita. Prendo a prestito questa frase del maestro Baglioni perché rende proprio l'idea, perché queste persone stanno vivendo una guerra intima che conoscono solo loro, una guerra privata ma devastante, e hanno solamente bisogno di una radio che gli dia la notizia che la guerra è finita. Noi vogliamo essere quella notizia perché siamo certi di poterlo essere, altrimenti non saremmo qui, veramente. Parliamo invece adesso di un altro argomento, professore, che anche questo in realtà in televisione è ancora forse più tabù dell'altro, un problema diffuso, eiaculazione precoce, di cui appunto che molti uomini magari possono anche vivere come una condizione fisiologica del tutto normale. E dopo quali step si avvicinano a lei per capire se in realtà questa fisiologia è normale oppure no? Ma diciamo che fondamentalmente gli uomini che arrivano alla nostra attenzione riferendo un problema di eiaculazione precoce sono pochissimi. È un qualcosa che dobbiamo tirare fuori noi durante la visita, e io vi garantisco che parlando con i pazienti, facendo una visita urologica, un controllo della prostata, facendo la domanda fatidica riguardo ai tempi di eiaculazione,
l'80-85% degli uomini mi riferisce a un problema di eiaculazione precoce. È importante inquadrare il tipo di eiaculazione, ovviamente, perché ci sono delle eiaculazioni precoci primitive, cioè che sono sempre state presenti, e altri tipi di eiaculazioni precoci che sono secondarie a varie condizioni patologiche come una prostatite. Il paziente deve essere valutato da un punto di vista clinico, deve essere studiato, e riusciamo anche in quel campo, in questo tipo di condizione patologica, a risolvere il problema in modo brillante o con trattamenti medici o con trattamenti di natura chirurgica. Chiudo con un'altra questione, perché sul vostro sito chiaramente è illustrato nel dettaglio quali sono le patologie che lei e il suo staff siete in grado di trattare e in molti casi risolvere. Ecco, quali sono gli altri casi più complessi che invece si è trovato o si trova ad affrontare? Ma diciamo che fondamentalmente ci sono tante patologie dei genitali che sono misconosciute. Ce n'è una in particolare che è la cosiddetta malattia di Laperoni, cioè una deformazione del pene che arriva in un momento della vita particolare, all'improvviso. Il paziente riferisce di avere il pene curvo o di avere una deformità a clessidra del pene. Sono delle condizioni patologiche correlate a una forte fibrosi, quindi a una cicatrizzazione dei tessuti elastici del pene, che possono essere o correlati ad un diabete, questo succede nell'80% dei casi, oppure a cause autoimmunitarie. Fatto sta che questa condizione spaventa fortissimamente l'uomo che ne è affetto, che pensa quasi di essere affetto da una patologia oncologica del pene. Arriva alla nostra attenzione disperato, perché avere una deformazione del pene che non permette poi la penetrazione o una normale attività sessuale altera in modo veramente importante e devastante, da un punto di vista emotivo e psicologico, la qualità di vita dei nostri pazienti. Ci sono altre condizioni come il pene curvo congenito nei ragazzi più giovani, 16-17 anni, che non conoscono questo tipo di condizione. C'è varicocele, che è la presenza, non è una patologia, è la presenza di alcune vene varicose sopra il testicolo che potrebbero nel tempo determinare un problema di infertilità. Al giorno d'oggi i bambini si fanno intorno ai 35-40 anni, quindi un varicocele misconosciuto diventa un qualcosa che determina nel tempo un'alterazione della spermatogenesi, nella produzione degli spermatozoi, importante quando uno inizia a farsi una famiglia. Tutto questo sta a significare che è fondamentale fare la prevenzione. L'andrologo, l'urologo funzionale o l'andrologo deve essere il medico di riferimento dell'uomo, così come il ginecologo è per la donna. Io esorto tutti gli uomini a richiedere una visita urologica o andrologica al proprio specialista, al proprio medico di fiducia, per cominciare a entrare un percorso di prevenzione che veramente può essere, può tutelare in modo molto, molto importante e significativo la propria qualità di vita. Il tempo a nostra disposizione volge al termine. Ringrazio i nostri ospiti, Enrico Gravina, per essere stato con noi. Grazie, grazie a lei per l'invito. Grazie ancora. E il professor Gabriele Antonini, docente urologo all'Università La Sapienza di Roma. Grazie a voi per l'invito, veramente molto gentili. E grazie a voi per averci seguito. Alla prossima edizione. Arrivederci.